riuniti qui soprattutto oggi pomeriggio per ascoltare il nostro ospite d'eccezione, il premio Nobel per l'economia Maschi. Io vorrei in un minuto semplicemente dire quali sono le ragioni che hanno portato la Regione Toscana a organizzare questo evento che si svilupperà per 4 giorni qui a Prato. Innanzitutto un invito dell'Unione Europea, della Commissione, a trovare gli strumenti più popolari, più accessibili per dare le informazioni sui risultati dell'utilizzo dei fondi strutturali. Il Presidente della Confindustria della provincia, nonché Vicepresidente della Confindustria della Regione, Giuseppe Onoriana, e della Direzione Generale dell'Unione Europea per le Regioni, per aiutarci a imparare come spendere questi fondi, come la Spagna, e non sprecarli, Villaboros Schlüters. Parliamo sempre di percentuali di programmazione, bisogna che questi percentuali si realizzino nei prossimi 7 anni. Sai, questo è, sì. è l'elemento chiave della storia. Il problema con i percentuali è che per chi deve campare a fine mese è difficile mettere sul piatto per la famiglia e mangiare i percentuali la sera. Il mio professore Eric Maskin. Sarah, thank you very much for that warm welcome. It's a great pleasure and honor to be here this evening. Let me begin by apologizing for speaking in English, but you would not want to be subjected to my Italian. I am an economic theorist, that is, I work on economic theories which tend to be simplifications, we hope accurate simplifications, of the real world. E quindi, ritirando il prestito, io come banca avrò un effetto potenziale su un'ampia gamma di player finanziari, di attori finanziari. Queste sono le esternalità enormi e infatti io come banca singola devo considerare questo fatto quando devo decidere il da farsi. Ecco perché è altamente possibile che i mercati finanziari possano bloccarsi e in questo modo non ci saranno più banche disposte a concedere prestiti. Possono arenarsi questi istituti di credito e quindi veramente una situazione molto rischiosa. Il dollaro continuerà a scendere come risultato di questa crisi verso l'euro? Io conosco e so quello che è successo durante crisi finanziarie precedenti simili a questa, in base proprio alla mia esperienza passata, posso dirvi che il dollaro secondo me continuerà a scendere, non per sempre, perché proprio gli Stati Uniti continuano proprio a condurre una bilancia dei pagamenti, è un deficit della bilancia dei pagamenti che sta praticamente consumando, esaurendo, importa più che le importazioni sono superiori alle esportazioni e quindi anche in questo senso la storia economica ci mostra che quando questo accade e chiaramente abbiamo questo tipo di caduta delle valute. L'economia italiana chiaramente è in recessione, lo sappiamo, anche se magari non vogliono dirlo, un quarto, due quarti, eccetera, meno uno, meno tre, eccetera. L'Italia chiaramente è in fase stagnante, ma l'economia italiana e gli italiani riusciranno a fuggire e a risolvere questo tipo di problema e di crisi finanziaria? Io potrei dirvi, spererei di sì, ma purtroppo
nel mondo globalizzato, moderno e contemporaneo, sappiamo che la competizione è su base globale anziché interna, domestica, vale a dire un problema che si verifica in un qualche paese che è ovviamente senz'altro avrà un impatto negativo sul mondo globalizzato e chiaramente anche sul resto del mondo. E quindi mi dispiace dovervi dire che credo in effetti che l'Italia continuerà a risentirne in modo negativo proprio dalle sfortune americane. Speriamo non troppo però.